Joliet. Non ci credo, ma com'è possibile? No, raga. Senti il pubblico. Saliranno un totale di 172 artisti. 172? Tra cantanti, orchestra e ballerini. Madonna mia. I due scendono per mano. Bello questo vestito! Bentornati alla nostra reaction a Sanremo. Oggi abbiamo un ospite, Elena, e ci siamo sempre io, Tiziano e Tim, due ballerini. Commentiamo Sanremo insieme a voi. Mi raccomando, mettete like al video se vi è piaciuto, se vi piacciono queste reaction e se volete anche la finale. Iscrivetevi al canale, il 40% di voi non è iscritto, per supportarci e guardare le nostre prossime reaction ad amici, film di danza, eccetera. Volano farfalle! Annica, belle! Ma questo vestito mi sa che è di Versace. Non vuole stare male, dammi quelli per volare. Vedi, Sanjo è andato avanti, dopo la canzone Finiscimi. Sì, sì, ormai, prossimo capitolo. Vedo intesa fra loro due sul palco, non lo so. Io voglio il suo vestito. È quello di lei. Si abbracciano. Tante. Si abbracciano. Perché noi abbiamo la voce narrante che ci... Casomai, dovresti capire. Noi siamo inclusive. Noi siamo inclusive. No, mi sembra anche giusto. Annalisa! Uguale. Cioè, volevo ascoltare, non ho sentito niente. No. Allora, abitoli che con noi non sentirà mai niente. Questo è il nostro stile. Se... A 170 artisti ci arrivi velocemente con quel coro lì, Oh mio Dio, alza! Alza! Who am I to disagree? Questa canzone l'ascoltavo un botto tra i 13 e i 14 anni. Terza media, primo liceo. Vabbè, iconico. Non mi piace tanto l'outfit però che le hanno fatto. O dell'altra? No, dell'altra è un po' Annalisa. Lei non può essere troppo figa perché sennò toglie. No, non deve rubare la scena, chiaramente. Sanjo invece ha detto, guarda, vestiti bene. Mi piace quando non battono le mani perché hanno le mani, sennò... E quindi fanno così. Ma quelli hanno gli occhiali da sole, non ce l'avevano prima i coristi. Guardali, ma cosa bellissime. Sono stanno tipo lì. Men in Black, adesso tirano fuori il flash e ci dimentichiamo tutto. Gianna Nannini. Gianna Nannini. 5, 4. Ma è scalza? Rosa. Ma devo dire che mi piace questo duo. Sembrano un po' mamma figlia. Sì. Tra l'altro, il tuo giudizio sui costumi è... Cos'è che hai studiato? Non ho studiato moda. Non hai studiato moda? No. Vabbè, facciamo finta. No. Io studio comunicazione, però... Pro design. Appassionata di studia design della comunicazione, appassionata di moda. Sei nell'anima. L'anima. Ma è felicissima, Gianna. Rose non si è messa ai tacchi per non essere troppo alta di fianco a Nannini, oppure perché dopo tre serate c'ha le vesciche. Secondo me il regista durante le prove le ha detto, guarda, non riesco a farvi stare in quadratura se ti metti sti trampoli. No, ma poi la Gianna aveva un outfit un po' tutto bello aperto, un po' scombusto, quindi ci stava che lei bilanciasse un po' di eleganza coi guanti con il scalzo. No, no, che ma anche io ipotizzo, mica sono la stylist. No, sono sei l'esperta. No, questa sera sei l'esperta. No, che magari c'è qualcuno di esperto che mi odia, ma scusami. La vita non li spezza. Ma lui chi è l'altro invece? Morato. Un ragazzo. Innamorato. Guarda come lo guarda. Furiosamente è sempre complicato quella parte. Se sei in due, stai cantando. Però uno ha una parte bella lunga. Prima che tocca a te, tu sei lì sul palco. Aspetti. Che aspetti un sacco. E quindi cosa fai? Lo vero guardi. Il performer è capace anche di riempire infatti, il silenzio. Infatti, guarda, lui ha fatto. Lui ha guardato intensamente. Sai perché lo guarda così intensamente? Perché è un po' Fulminacci. Già t'avessi preso prima. Notte prima degli esami. Tu ieri hai avuto un esame, no? Com'è stata la tua notte prima dell'esame? Una pacchia. Ho dormito con un bambino, serena. Veramente bellissimo. E poi è arrivata lì, ha preso 30 e via. E lode, scusami. Scusa, 30 e lode? Wow. In aria te amo. Comunque al liceo sempre Tiziano. Tiziano, Tiziano. Io conosco queste canzoni di Tozzi perché mia madre è super fan, c'era sempre queste musiche in casa. Pur essendo tedesco, comunque ho sentito questa canzone. Sì, famosissima. Gloria, gloria, chiesa di campagna. Tieni partecipa. Gloria. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e
e naviganti infiniti. Nonno e nipote. Ma come felice. Stringi i pugni, ragazzo. No, sono tenerissimi, ti prego. Up, il vecchietto è bambino. Oddio. Oddio. Sogna, ragazzo, sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore. Sogna, ragazzo, sogna di volare con una casa coi palloncini e andare in cima a un monte con una cascata. Bravo, bravo Alfa, Mi è impatato. E c'è un sacco di tatuaggi che ha Alfa sulle braccia. Ragazzo, sogna, non cambiare un verso. Sono piccolissimi. Ma sono quelli finti piccoli che metti da bambino? Che c'hai il coso con l'acqua che passi sopra e metti i cuoricini. C'è chi corre perché scappa, con chi corre perché insegue. Chi corre perché solo quello mi fa stare bene. Bello anche il testo, quello che stai dicendo. Tramonto, uno sguardo, un disco. Se mi guardo attorno penso che... Non capisco se sia in trance o se è semplicemente addormentato. Lorella Cuccarini. Lorella, una ballerina. È Lorella da piccola. È in tutù e scarpette, muove dei passi di danza alla sbarra. Sta diluviando. Sta diluviando. Sì, poverina. Sai che freddo che c'è. Soffici nuvole in un cielo azzurro. Sbaglio, sembra il racconto delle fiabe sonore. La voce. È vero. Una bambina in mezzo alla stanza. Poi... E poi la scuola è il saggio. Le scarpe sono... Sì, però stendi le ginocchia. Grazie. Ma la bambina non sa cosa fare. Tutti ti fanno coraggio. Che disperata. Così. È un po' italiana. Che carina. E ti scateni a una festa. Vuoi liberare il tuo corpo. Ecco le ballerine. Guarda. I 170 artisti. C'è Tommy, c'è Martina, c'è Giulia, la ex velina. Indossano costumi hippie, stravaganti e variopinti. Costumi hippie, stravaganti, variopinti. Fa troppo ridere, vero? Io vi consiglio di guardarlo con la voce narrante. Rende tutto molto più interessante. Sì, perché aggiunge un sacco di dettagli che magari non osservi. Andiamo, andiamo così. Comunque ci sono dei ballerini dentro, stanno fermi così di spalle. E ecco, adesso entriamo e li vediamo. Eccoli. Entra nel foyer. Eccoli. Quindi loro in tutto questo tempo erano fermi e non potevano muoversi. C'era uno che sembrava Piccolo G. Guarda di lato lì. Non sa cosa fare. Poi in mezzo le ballerine addosso. Ma scusa, butta fuori. Sei tutto matto, sei con noi. Sei ancora in testa per... Si sta tenendo alla colonna. Sei tutto matto, sei con... Wow, che diva. Cos'è, un enorme sirwheel? Adesso si mette dentro e inizia a girare. Sì, è dentro rotolando. Le fa indossare un giubbotto di pelle nera. Oddio. Ha incontrato Amadeus, anche lui con un giubbotto di pelle. Ma questo qua l'hanno fatto apposta per John Travolta. Guarda, si è imparato la core lui, bravo. La coreografia insieme al corpo di ballo. Sta copiando. Guardi, guarda, cosa, guarda la faccia della concentrazione. Boom! Wow, è sceso anche in ginocchio in musica. Cosa fai? Tra sogni e TV. La presa. Che ingresso che ha fatto comunque, posso dire. Vita tra le tue mani. Vola! Un quanto fiato in gola, il buio ti innamora. Non la so la core. Non la so. Però è... Io ti sarò. Si vede che non sono la ballerina. Le due comunque. Vabbè, non penso si noti qua. Ma non è tectonica. Il ponte si alza, entra Fiorello. Ma no! Fiorello! Wow. Da lui, perciò mi lancerò. Oh, Fiorello. Lorella Cuccarini! Cavolo, non lo so se mi piace questa cosa, però comunque. Vabbè. Quella di Fiorello non ti piace? Lorella Cuccarini. È sta un elastico montato da chi che parte va da sotto, poi fa il giro da sopra. Eh sì. È una sensazione di divisione. Che scemo. Eccolo! È bellissimo! Non vedi che lei non ci sta? Che idea! Ma che idea! Madonna! Buona idea! Che ho vestiti speciali che in un altro no non c'è! Che idea! Non si addice la voce alla sua specie! Girare in tondo senza avere mai le cose... Cosa fa? Stelle però non sa che sono un perdente! E no, niente di originale! Ho tutto il tempo vuole cantare, gli altri cantano sopra! Parlare se di soldi, se di... Che bello il fiore sui capelli. Si dice così, no? Io ho capito, schiuse mostrarti chi sono. Vabbè, ma non lo coprite così. Ma poveri. Allora non lo so. Ora. Balla. Oh yeah. Balla.
Oh, no! No! Ma è un figo. Mio idolo! Ma è un figo! Ha vinto lui. Sì. Bravo! In questi anni ha avuto due tumori. No, dai, ti prego. Una trombosi, un infarto, un arresto cardiaco e un sarcoma. Cioè, no, ma dai, tutte poverino. Le ha avute, poverino. E questa malattia gli ha danneggiato la voce. Mamma! Per cui adesso c'ha questa voce. Wow, che ha molto idea. Stile. Che comunque. Però ha super stile, povero. Ma sì. Che idea. Irama Riccardo Cocciante. Non lo so. Spacca tutto! Ma si lancia sopra l'orchestra. Cuccarini! La cucca! Rinaie! Lorella indossa abito di... Wow, hai visto? Si vede che è una showgirl. Sì. Ha fatto dei passi guardando, si è fermato un attimo, ha guardato il pubblico e poi ha continuato. Tutti gli altri fanno solo così. Non si vede neanche la faccia perché guardano giù. È vero. Che sia benedetta! Mi dicono che le assomiglio. Della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio non ci abbandona. Ma così tengono. Come il Lego, no? Playmobil. E siamo noi che dovremmo imparare a tenerci la stretta. Ma non c'è la scimmia. Essere o dover essere. Questa. Il dubbio amletico. Amletico. Ma lei? Temporaneo come l'uomo del neolitico. Lei che faccia va? In effetti ci assomigliamo, a volte anch'io col mondo. I due cantanti accennano un ballo. Accennano un ballo? Okay. Loro erano convinti di dare tutto loro, Massimo, e quella accennano. Benedetta. Sta ridendo. Ah sì, si è messa a ridere. Sta morendo da ridere, perché? Sta molto natural. Esatto. Alessandro e Skin sono al centro del palco. Madonna, Skin! Oh, alleluia! Silenzio, silenzio. Ha una bella voce. Lui è pazzesco. Mi piace un sacco. Ha proprio una voce da santo. E infatti canta alleluia. Però l'altra canzone che ha cantato è Mettimi l'amore in bocca, mica tanto santo! Già i brividi, raga. Che bella lei come vestito, bravo, lo stylist. Un pochino oversize forse. Bello. Wow. Mamma mia. Raga, brividi, brividi, brividi. Ma come si fa a preferire l'autotune a questa cosa? Wow. Che belli. Penso che se fossi lì sarei già piangendo. Madonna, ha tolto la cuffia. Forse hanno messo la sua voce un po' troppo alta nel suo orecchio. E lei è partita con l'acuto. Aspetta un attimo. Wow, che momento. Ciao mamma, ciao a tutti. Guarda chi c'è. Oh, meno male che l'hanno invitata. Meno male, almeno invitata. Che già l'anno scorso non era felice. L'ha presa malissimo. In giro, in cerca dei suoi perché. La notte. E resto sola con me. Con me. Ah, tu resti solo con me? Sì. Continuerà. Johnny Barbera! Arriverà. Arriva! Sarà perché te amo, ti sento il viento che passa por tus manos. Ma perché vanno a cantare in spagnolo? Al festival della canzone italiana, due cantanti italiane portano la loro canzone italiana in spagnolo. In spagnolo. Posso dire che sembrano una famiglia. È vero. Rosse come neve. Ma che carina che lei, la amo. Lei è fantastica. Vamo, vai Gali. Ah, l'ha detto anche il pubblico. Lui comunque i migliori outfit di tutti quanti. Quanto è bello l'arabo da sentire. Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a qui sinistra, il bagno in fondo a destra. Oh yeah. Fuori dal gregge che scrive scemo chi legge. Brividi. Oh eo, quando mi dico vai a casa. Oh eo, rispondo sono già qua.
Ueo. Bellissimo, no, quando entra anche il coro. È italiano vero. Lasciatemi cantare. La chitarra in mano. Io sono un italiano. Un italiano vero. Così, te l'ha detto così, te l'ha detto. Ma si dirà che l'ha giocato. Madonna, brividi. Brividi, brividi. Un italiano vero. Un italiano vero. Madonna mia, lo amo! Ma come lo ripete? Raga, raga. Madonna. Iniziare una canzone in arabo e poi finire con il ma anche la sua voce, mi piace un botto. Sì, è fantastico, Gali. Anch'io vorrei dire che sono italiano vero. E invece sei nato a Berlino. Invece non sono nato. Lui invece è nato sono in Italia. Sono un cazzo di immigrato, sono un immigrato. Ma non lo dirà mai nessuno perché sei bianco. Esatto. Siamo qui per volere di chi. E ti basta così. Ogni dubbio va via. Nei perché. Cosa è successo alla sua faccia? Non ha. Sono pronto per il musical. Giù! No! No! Beppe! Vesticchio! Sui social tutti vogliono Beppe Vesticchio e noi ve lo abbiamo portato. Ciao maestro, come stai? Che top, non volevano invitarlo ma poi i social hanno detto dov'è Beppe? E allora l'hanno invitato. Mi sembra un po' persa. Cosa è successo? Cosa è successo? La Montella. No, verma, verma, verma. Non è la coreografia, proprio time consente. Out, time out. Lui no, è l'hanno formato. Sta lo spartito. Bam, 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 bam. Alex, non hai countdown. Madonna. All'audio, bravo Alex. Succede, succede. Che basterà trovare un grande amore. Che voce. Che non esistono. Lui sta così bene vicino a lei. No, non invidiare chi. Che rockstar. Boom. Brava. Gigi D'Alessio! Sta miss mezza brasiliana, di una hit, di una suite a Copacabana. Bella! Felice, wow. Di professione, sogno che sono morto. Yeah. Non è molto credibile come Bad Boy l'altro. No. Che sei messo così. Sì, sì. È come se lo faccio io adesso così. Sono cattivo. Solo più di questa libertà, più della stessa vita. Uè, bro! Mi hai tirato una vomitata in sul naso. Scusa. No, non ti perdono. Ma infatti è strano che qua non ci sia la voce che tutto il tempo spiega quello che stanno dicendo, che a me servirebbe. Ho capito di più il testo in arabo di Gali che questo. Beh, più o meno siamo lì. Mi sbaglio. È la buona pronuncia? Puoi cantare napoletano vero? Posso che italiano vero? Grazie. Bravo Gigi! Gigi D'Agostino! C'è Gigi Dag? Wow! Sono ballerini? Secondo me lì sono i ballerini della crociera che gli hanno fatto fare questa cosa extra, oltre gli spettacoli che già fanno. Poverini, quindi hanno dovuto imparare questa coreo difficilissima. Di solito è così. Gigi Dag, Torino nel cuore, ragazzi. Ma la gente in piscina che balla, bellissima. Fanno acqua gym, team. Giusto. Tu, tu, tu. Hanno fatto una presa. Tu, tu, tu. La stessa presa che hanno fatto con Dorella. La presa preferita dai maschi. Star Wars. Vedete Madonna, cosa vede lui? Ma sono caldi quei cosi? Un po' sì, sai, se vicino. Era per coprire il fatto che lui in realtà sta facendo così a caso, per finta. Sì. Tipo, la musica è partita, ma lui stava sulla rotellina. È partita un'altra traccia e lui... Angelina che canta la canzone del papà, che è morto nel 2011. Quanti anni aveva? Giovane comunque. Sì. Mi penserai, ma tu che ne sai dai. Che bello questo outfit. Che vestito. Mi sta molto bene. Ma tu che ne sai dai sogni. Che voce angelica. Angelina! Sei d'accordo, eh? Che è un po' banale come battuta. Sì, ma noi le mettiamo tutte. Sei nel cielo, sbagliato. Brava Angelina!
chi votereste per adesso? Gali? Sì. O Gali o Angelina. Non mi è piaciuta la poesia di Alfa? Anche quella era carina. Sì. Allora, vabbè, sono hai una crush per Alfa? Vabbè, non è che vabbè. Ha un grande papà. È per noi è una delle voci più belle della canzone italiana. No, mi fa piangere. Un gruppo di ballerini vestiti di bianco seduti su... Dobbiamo fare dei cantanti. Se non ti scerri mai delle radici. Ma cosa è successo? Ha cambiato canzone. E poi parte con un'altra canzone. Senza guardare più indietro. C'è Gianmarco. Quando cammino per strada. Comunque mi è piaciuto lo slow motion in Italia. Sì. Ah, ecco. Stavo per dire, scusa, i Bomba Dash dove arrivano? Tutto sarebbe con le mani su, come fa? Diglielo, hey! Sembrano un palumpa. È generic quella. Generic. E l'autostrada del sole mi riporta la te, quanta fretta che c'ho. Dai, fate vedere un po' i ballerini, voglio vedere le facce. Magari conosciamo anche altri. Ma dai. Cosa? Sono belli Bomba Dash. Ma io voglio vedere i ballerini. Questo è un canale di danza. Voglio vedere tutta la sala in piedi, tutta la sala in piedi, tutti su. Il pubblico. Ah, che palle. Alessandra. Il suono delle tue risate. Comunque finora non c'è stata una coreografia con un po' di tecnica, un po' di qualcosa, cioè veramente. Poco, ma cosa? Poco. Hanno fatto un tour all'Air Force. Ah, ma dei ballerini, scusa. No, scusa. Basta. Mi spiace. Non sentire. Sarai mai più ospite dei compagni. Come fa Alessandra? Ho voglia di... Chissà cosa starà intendendo dicendo questa cosa. Non mi è chiaro il messaggio. Pizza, secondo me, pizza. Pizza. Mr. Ren, a tra pochissimo. Viva i dancers! Viva i dancers! Grazie, viva i dancers! Abbiamo tutti il diritto a una certa ora di sentirci bene. Ma il Benova Orchestra e lui è vestito da violoncello. Apri le danze, non sei così male. Voleva confondersi, vedi, col violoncello che c'è lì di là. Un contrabbasso, quel che è. Si riprende a vivere. Vieni, il vino è già in tavola. Io voglio sapere quante persone nel mondo hanno visto i suoi occhi. Come gazzelle. Magari ha degli occhi bellissimi. Dall'altra parte del mare ci sono bambini buttati sul pavimento perché negli ospedali non ci sono più barelle, operati alla luce di un telefono cellulare. Bravo! Il palco formano un campanello di spalle al pubblico. Bravo, che racconta la Sardegna. Com'è profondo il mare. Zoomate un po' di più. Quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Cioè, guarda che bello che è. Portano avanti una tradizione. Viva la Sardegna! Posso dedicare questa canzone sia alla Sardegna che a mia mamma? Assolutamente. Evviva la mamma di Mahmood! Vabbè, complimenti direi proprio di sì perché ha fatto uscire un bel... Cioè, complimenti. Sei impegnata, insomma. Stanno protestando per difendere giustamente i diritti della categoria che ritengono minacciata dalle nuove riforme europee del settore. Su questa cosa qua c'è stata una polemica perché gli agricoltori, i contadini che hanno presentato questa lettera avrebbero voluto essere sul palco a leggere loro la lettera. Dentro lo zaino ricordi che l'ha sporcato. Le farfalle! Mondo in un secondo, sul suo corpo insieme un padre che per me adesso è morte. Dai, un po' di ginnastica adesso. Ma Mr. Ray le hanno fatto crescere così i capelli. Ma no. Sembra Irama. Che faceva? C'eri oltre i muri di questa città. Che tra l'altro è un casino perché sono strettissimi tra di loro. Quindi incastrarsi succede subito. Quella bestia non è mio papà. Mazza che al circo ho ballato con Beatrice, lei faceva queste cose e mi ricordo il casino del... Appena diventa un po' umido, il nastro reagisce completamente diverso. Ah, sì? E è un casino. Quindi adesso lì è al chiuso comunque, quindi con l'aria condizionata, tutto controllato immagino. Penso di sì. Però con tutta la gente, quei ballerini che ballano prima potrebbe esserci un po' di umidità. Poi su sta canzone. Sì. Se un mix un po' strano anche dietro, no? Ginnasse, stra eleganti e lui... Bro. Mamma mia. No, una musa di Hercules. Sì. Eccola. Le Olimpiadi! Brave le farfalle! Andiamo su sentieri più scuri e sul diario segreto scritto. Quelli sono tipo i fuetteri italiani in classico.
Hai girato in seconda. Donna. Rispetto alla danza classica sono un po' sporchi. Sono un po' sporchi, però erano stra insieme. Dall'altro... Stra insieme. Quello assurdo. Quello però li fanno con la gamba davanti, non con la gamba la seconda. Sì. Sport italiano, Alessia Morelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurene, Laura Paris, Alessia Russo. Brave! Quello fa sempre capire quando una ginnasta poi passa alla danza, comunque fa in fretta. Gli occhi azzurri e poi... Le tue calzette rosse. Ho capito cazzette. Anche io. E la cantina buia dove noi. Ma sai che lei un po' di aspetto mi ricorda un pochino Lady Gaga? Un pochino. Chiaramente nulla a che fare con chiaramente la nostra Lady Gaga. Anche chiaramente. Anche Malika bravissimissima. Ma Lady Gaga è un'altra cosa, chiaramente. Chiaramente. Lo dirò di nuovo chiaramente. Chiaramente. Il sole quando sorge piano e poi. Ma lei cos'è che le dà fastidio? Che fa sempre così, ma non ha nessuna spallina. Il cavo. La pelle. Ah, la pelle mi dà fastidio. Magari il tatuaggio è nuovo, quindi le bruciava, si toccava qua per il tatuaggio. Non so. Oh mare nero. Oh mare nero, mare nero, mare nero. Medley di Tiziano. Ah, finalmente cantano le mie canzoni. Chiaramente, come dici tu. Scusa se non parlo piano. Però non potevi invitare Tiziano per cantare Tiziano. Cioè. Non è voluto venire, quindi hanno cantato le sue canzoni senza di lui. Sono un'imbranata. Mi ha detto un po' spiaciuto. No, sono imbranato. Ecco, lo dici fiero. Sono imbranato, sì! Non mi piace, mi ripeti che sono grande. Beh, una bella voce lui, sì, però tizio e tizio. Vabbè, chiaramente. Chiaramente. In tante cose. Comunque il suo microfono è pieno di rossetto. Case di creato, viaggi, fogli di giornale. E alla testa baby rossa, alla testa rossa. Anche di lato. No, no, è... Ti permetto di sognare. È il riflesso, però sembra che sporco di lato. Sei sporco di lato, come ci arrivate? Ma vuoi dirmi come questo può finire? Brava Emma! Chi sei? Le orecchie. Bella. Oddio, ho reso adesso. Live forever. Ti prego. Uguale lo fa. Voi volete vivere per un'infinità? Vera? Dipende come. Secondo tu? Me comunque è una certa. Basta. La cosa bella lì, a differenza del nostro spettacolo dove noi dovevamo fare le luci, dovevamo scrivere tutto, eccetera, loro vanno lì, cantano e qualcun altro fa le luci, qualcun altro fa tutto e ci pensa a tutto, è bellissimo. Ognuno fa il suo mestiere, incredibile. Bellissimo, raga, bravissimi. Quanto è bravo lui. Quanto è bello sentire cantare. Mi mancava un po' da amici. Eccolo. Ma è Matthew? Wow. Bellissimo anche il chitarrista che non ha esagerato. A volte poi provano a fare di tutto, ma ha fatto proprio bello insieme. Stava, a... bene, cioè, stava bene, stava bene. Vuoi davvero lasciare i tuoi occhi? Solo i sogni che non fanno svegliare. Lui sembrava un attimo Fiorello. Ma a me sembra George Clooney. Quei giorni perduti a rincorrere il vento. Stavo per dire, ma si è tolto gli occhiali? Ah, non è lui. Amore che fuggi. Ma non può un prete. Oh no? Ci sono i preti che cantano, no? La set con Donatella Rettore. La set! Non so se è un computer. Sì. Secondo perché balletto sed... così, cioè... La set! Dovrebbero cantare con Watts. No, guarda, allora, lui mi fa troppo ridere. Guarda. Dammi una lametta che ti taglio le vene. No, non tagliare le vene, no. Forse ci chiudono il video YouTube. La metà che mi taglio le vene. Wow! La sera! Dammi una lametta che ti taglio le vene. Anche a sua volta è successo, è uguale a quella di prima. Sto per dire. Ha cambiato solo i capelli. Non voleva essere dai, poverino. Sono tutte uguali. Non mi colpa loro. Ma come, sì. Come no? Ma dammi una lametta che mi scoppio le vene. Parlo già da solo. A
hanno fatto questa decisione di styling con Fragile. Perché sono delle anime fragili. Molto bella questa cosa. No, Donatella. Rettore! Li tira su lei. Wow. Dal bene. Non so come se... le scimmie. La rosa è una blu e stiamo a posto. Vabbè. Siamo a posto. Diventi Amasia. Rotto le corde vocali. Scusate. Scusate un attimo, scusate. Oh, Alex, insomma, non sto sentendo, sempre Alex. Ho del dubbio, fermati, tutto ok? Sì. Rimango sempre in zona. Comunque, ragazzi, ma quanti biondi con i capelli bagnati, effetto wet, lunghi, biondi, così abbiamo visto già. Ma lui è già la seconda volta che canta. Ma cosa dici? È uguale a quello di prima. Irama e all'ospite. Sì, erano tutti e tre. E poi c'era Mr. Ray che invece ce li ha accorti. Pensavo fosse lui. Cos'è il vostro? Pensa, prima di sparare. Pensa! Prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa! Tu resta un attimo soltanto. Un attimo di più, con la testa fra le mani. Dedico a te il mio. Quello che non sono, ma se capissi che il mio cuore è vuoto senza di te. Lui se n'era andato ed è tornato adesso. Poi con quale attimo? Sì. Cosa gli dice all'orecchio? Ma hai fatto proprio schifo. gli ha detto fagiolini. Ho un calzino bucato. Big mama. Ho fatto un pochino la bibbia addosso. Voglio sentire il flow, sister. Hey, sister, so, sister, so, sister, so. Più forte. Sister, so, sister, so, sister, so. E c'è Sissi. Oggi è ritornata con le unghie nere. Sempre Playmobil. Ruba una borsetta. Brava. Però che fastidio, cioè mettono il Fanta Sanremo di rubare le borse. Però tu mai sei lì in prima fila e non vuoi che ti prendano la borsa. Cioè, okay, dentro. Fai tutto, cioè le chiavi della macchina, il portafoglio, tutte le carte di credito. Cioè. Io tengo il cantante. Sicurezza! Magari è il telecomando del vibratore a distanza. Ormai è diventata una moda quella roba lì. Vedo continuamente video di gente che... vibratore a distanza. Ma come mai? Scusa, io non ho mai visto. Non lo so, di... No? Tutto il tempo delle clip dove dicono ah, guarda qua, si vede solo il tipo che fa così sull'app e lei chiama in giro. No. Ciao Sanremo! Si sono baciate tutte. Oh cavolo! Anche questa scelta di canzone è giusta, Inutili guerre. Sei musicisti bloccati da una sorta di museruola nera percuotono dei bidoni blu. Una sorta di museruola nera percuotono dei bidoni blu. Sono cresciuto nel quartiere, nella periferia di Torino, vicino alle fabbriche della Fiat. Oh, questa è la mia vicina di casa. È vero, Mirafiori. E mentre tornavo con il pullman delle tre, chiudevo gli occhi e sognavo mentre ascoltavo gli Eiffel. Che bello. Immagina di avere quegli idoli che hai sempre ascoltato, che hai sempre visto, che hai sempre ammirato, e poi ci canti insieme. Mamma mia. In questi giorni ad Amadeus non ricordiamo gli Sinner, se no si innervosisce. Sì. Tutti con le mani su e fanno gli Eiffel, fanno blu. Da sulle mani! Pensa a dover cantare alle 2 di notte. Subito a casa! Alle 2! Vabbè, tizi, ma fa qualche anno ci invitano come influencers.
vent'anni fa, sì, ho fatto su questo palcoscenico dedicandola ad una donna che, sì, è qua, che maestro, 20 anni fa era una bimba. Dove, dove sei? Dove sei? Diciamo che fosse la, figlia! La sua ragazza, sarebbe un po' inquietante. Sì. Era una bimba. Era una mia. Senti, ama, ma... Ma potati. Oh. Oh. Ciao Filippo. E facciamo i conti dopo, Filippo. Non ho gli occhiali, aspetta. Guarda che gobbo che abbiamo. Minchia, rubo. Minchia, gobbo. L'abbiamo visto prima. È vero, è gigante. Ma hanno cambiato il testo o c'è scritto ancora WWW? Alfa con Roberto Vecchioni. Alfa, bravo, Alfa. Bravo. Sì. Gali, no. Gali. Ah, quarto. No, quarto. No, però dovrei Però quarto. Comunque tra i top 5. Ma no, sì, vabbè. Dovrà vincere. Ah, beh. Annalisa. Però oh, comunque Annalisa sempre terzo posto. No, e mi prima? Piaceva molto, ma avrei fatto andare su Gali. Joliet. Non ci credo, ma come è possibile? No, raga. Senti il pubblico. Le cover. Dai, raga, però scusate, ma sì, ma ci sono... abbiamo visto delle esibizioni molto sera. Più belle. Ma di cosa stiamo parlando? Ma come fa a vincere le cover? Ma dai. Cioè, Angelina, Gali, Annalisa, Santo... Alfa, ma poi il... Santi Francesi. Francesi. Ma dai, ma di cosa parliamo? In questo caso il Teatro Ariston non... i gusti del Teatro Ariston non rispecchiano quelli invece della nostra classifica. 100% pubblico questa volta? No, no. Era sempre... era tre, era stampa... radio e televoto. Boh, oh, raga, cioè, non lo no. so, non mi sembra tanto giusto. Anche la stampa la finiamo vabbè, così, no. perplessi. Perplessissimi, non no, so, vabbè. Diteci voi cosa ne pensate nei commenti, magari sono i nostri gusti che non combaciano. Noi qua stiamo, non stiamo parlando di gusti musicali, qua si parla di esibizione, cioè anche sì, anche sì, vabbè, sì. Ma non si può mettere lui primo, più dai, che altro per cortesia. Mi sembra più una presa di posizione della serie vuoto perché sono un fan rispetto piace. A dire effettivamente quale esibizione mi ha emozionato di più, mi è piaciuto di più. Sì. Grazie ragazzi per aver visto questa reaction, ci vediamo con la finale. Aspetta, voglio fare una cosa.